Lei rivendica sempre tutto quello che ha fatto, che per carità è anche coerenza, ma c'è qualcosa che non rifarebbe? Perché qualcosa l'ha sbagliata se non comanda mamma mia, più. tantissime. Una. Sa qual è stato l'errore principale sul referendum? Tutti dicono personalizzare. Io penso di no, perché la personalizzazione l'hanno fatta anche gli avversari, era normale, avevo fatto un governo per fare le riforme, era normale. Ho fatto un errore più grave, mi permetto di dire un errore di arroganza, perché quando eravamo a Se Palazzo lo dice Chigi, lei, nessuno la contraddice. guardi, non credo che ci sia un solo ascoltatore che nutra dubbi, diciamo così, sulla mia consapevolezza. Esatto, Ecco, no, non credo. Dice, guarda, nemmeno sto io ragazzo ha in bisogno di effetti. autostima, non lo dice nessuno, non me lo diceva nemmeno a scuola. Però, era forse aprile-maggio, e eravamo a Palazzo Chigi, arrivano i primi sondaggi sul referendum e davano 70-30 per il sì. Però davano 70-30 per il sì con una percentuale di affluenza al voto tra il 28 e il 32, diciamo il 30%. Lì io ho commesso un grave errore di arroganza, perché ho detto non mi basta vincere. Voglio vincere con almeno la metà più uno dei votanti. E ho fatto di tutto per allargare la partecipazione. E con questo mi sono dato la zappa sui piedi. Questo è stato un errore, ad esempio, che non rifarei col senno Quelli di poi. colti dicono che questa è hubris e dicono che pure Salvini si è cascato quest'estate. Sì, però aspetti. Allora, la hubris, per chi ha fatto il liceo classico, è un'immagine meravigliosa del teatro greco e della drammaturgia. Però, scusi, Salvini l'ha fatto tra un mojito e una cubista, perché al Papeete aveva preso un colpo di sole. Io ho cercato di cambiare il Lei l'ha paese fatta a col Palazzo referendum. Chigi. Eh no, perché c'è un po' di Senta, differenza. Cioè, io non mi ci vedo col cappellino a suonalino nazionale, fa il DJ con la I suoi cubista. gusti, Renzi, libertà di gusto. Ho capito, ma fai il ministro all'interno. Mi dica...